Questa è la nostra casa, un Land Rover Defender, costruito, amato e in viaggio da 2 anni. Dopo l'Europa, i Balcani, la Turchia e il Nord Africa, inizia la nostra vera avventura in un nuovo continente. Direzione Sud America. Viaggiate insieme a noi! Bella gente, buongiorno. Siamo rintanati perché sta diluviando, cioè diluviando, non è che piove forte, ma non ha mai smesso di piovere, mai un secondo. Avevamo visto le previsioni che non erano, diciamo, le migliori, ecco, fra ieri e oggi. Ora ragazzi ci spostiamo di una 60ina di chilometri e andiamo all'ingresso di un parco che c'è qui sulla ruta 7 dopo la cittadina di Chaiten. Ci fermiamo lì per pranzo e vediamo un attimino, sembrerebbe dal satellite che forse oggi pomeriggio un pochino migliora o quantomeno smette di piovere, vediamo un po', perché oggi vorremmo fare una camminata al nostro primo ghiacciaio qua sulla ruta 7. Intanto che il def si scalda vi faccio vedere un po' sulla cartina. Allora, noi siamo qua a Chaiten, adesso faremo un pezzo qua fino a questo lago e ci fermeremo qua giù, che c'è praticamente la vista di un ghiacciaio che si chiama Vestiquero Yelkochico. Praticamente sulla cartina non lo segna, però è qua giù, da queste parti qua. Comunque intanto andiamo, c'è una 60ina di chilometri, non volevamo spostarci tantissimo proprio perché appunto oggi il tempo è brutto e qua su questa zona qua se il tempo è brutto non si vede niente, quindi preferiamo attendere un po', ecco. Fila patagonica per fare il gasolio o la benzina, ieri abbiamo fatto ieri qua, anche l'acqua, sono stati abbastanza gentili, ci hanno fatto anche riempire i serbatoi. Ovviamente qua in Patagonia, essendoci tutti dei piccoli centri, non sono delle grandi città, quando si arriva appunto in questi piccoli pueblo trovi sempre un po' di fila perché inevitabilmente c'è un distributore dove tutti fanno rifornimento, perché più o meno chi è in queste cittadine fanno un po' tutti la stessa cosa, la maggior parte, a parte coloro che ci vivono, sono comunque viaggiatori o gente, diciamo, di passaggio. E da questo ponte lasciamo la cittadina di Chaiten e da qui inizia il nostro viaggio sulla carrettera australe. My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know. Qua girando a destra si va nel paesino di Avion e come miglior simbolo ci hanno messo un aeroplano abbandonato. Sicuramente ci deve essere una storia dietro. I don't want anything left untried. Will you come with me?
can't stop thinking of this over. So let us just do my love and see where this road will take us now. It's not that you're. Siamo arrivati all'inizio del sentiero del Veltigero Yellow Sico, è il ghiacciaio che vi abbiamo detto, fatto vedere stamane sulla cartina. Sta un pochino venendo fuori il sole. Adesso mangiamo qualcosa qua e inizieremo questo sentiero che più o meno dice che ci vuole 2 ore, 3 ore, 2 ore e mezzo. Siamo lì, ci andremo a godere un attimino questa foresta e speriamo di poter vedere anche il ghiacciaio. Che si mangia prima dell'attività fisica? Paninetti! Oggi un po' veloci, dai. Ho preso degli affettati, qualcosa si fa. E poi io mangio la pizza ghiaccia di ieri. La pizza è più buona il giorno dopo. Perché ieri ci siamo concessi una pizza, perché Alessia aveva voglia di pizza, erano 3 mesi che non si mangiava, c'era una pizzeria fra l'altro con delle buone recensioni e confermiamo, lì in centro a Chai Ten. Bene, dopo un pranzetto veloce ci approdiamo a questa camminata più o meno di 3 ore, andata e ritorno, giornate sportive. Sembrerebbe, non lo dico. Non lo dire. Non lo dico. Non lo dire. Non lo dico. Come gli gnomi. In the jungle qui, eh? Sì. Sono anche tantissimi tipi di fiori, fiorellini, veramente bella questa camminata. Siamo quasi arrivati, anche se mi sa che... Ah, qualcosina si inizia a intravedere, dai! Vediamo. Intanto abbiamo trovato la foglia della pianta che non sappiamo il nome, se qualcuno lo sa ce lo scriva, più grande della Patagonia. Guarda, guardatela! Siamo arrivati ragazzi al Mirador del Glaciar Ventisquero Yelco. Come vedete si arrampica tutto su questa montagna, noi adesso vedremo solo la parte bassa qua, perché ovviamente c'è un po' di nuvole. Il ghiacciaio però si vede. I don't know for how long I'll get to hold your hand, to be your guiding light in the darkest of nights. I will try to do my best until the day that I'll die. I won't lie, it's not going to be easy, but I'll try. Don't you worry, I'm not going anywhere. I will stay here. And as long as my heart beats like a drum, then I won't back down. No, I won't back down. I know that we will fight and be too proud to say the other one was right. Noi come sempre ci abbiamo provato a farvelo vedere anche dal drone e ce l'ho fatta a sollevarlo, l'ho bagnato tutto, l'ho asciugato.
si vede qualcosa, si vede. Però è un po' rischioso, visto era tutto bagnato il drone, Non è che gli faccia tanto bene, ora dopo si asciuga tutto bene col phon. Però bello, veramente una bella passeggiata, sicuramente beccata con il sole sarebbe uno spettacolo. Ma questo è solo il primo dei tanti ghiacciai che visiteremo nel prossimo mese, quindi ci stiamo solo scaldando. Siamo tornati alla macchina, bellissima camminata, un po' d'acqua, Ale. Un po' d'acqua. Però vabbè, dai, ci stava, bellissimo il ghiacciaio, con una giornata di sole sicuramente sarebbe ancora molto più bello. Adesso ci spostiamo, volevamo dormire qui, dove avevamo parcheggiati ora, però non si può, perché la notte chiudono il cancello lì e non c'è un guardiaparco, non c'è nulla, però abbiamo letto che l'overnight è vietato. Quindi ci spostiamo una ventina di chilometri a sud, dove dovrebbe esserci uno spiazzo gratuito dove è fattibile fermarsi. Tipo questo. Andiamo a vedere. Mentre eravamo in macchina stavamo guardando appunto, siccome ce n'è veramente una marea di queste piante, come si chiamano queste piante che circondano la strada, vedete anche qui, che sono quelle che abbiamo sempre visto anche nelle scorse settimane, diciamo da quando siamo entrati sull'isola di Chiloé. Ed è il rabarbaro gigante o gunnera manicata. Praticamente è questa pianta che tra l'altro usano anche nel curanto per cuocere la carne e il pesce e dargli questo sapore, e può avere una foglia di un diametro fino a 120 cm. Veramente grande, è originario del Brasile e deve crescere sui bordi degli stagni, dei fiumi, come qui infatti, perché ha bisogno di molta acqua e può resistere fino a meno 4 gradi. Abbiamo trovato questo posto dove fra l'altro abbiamo già due amici qua che sono i proprietari del posto, gestito veramente bene, perché siamo 2-3 chilometri a sud dell'incontro con la strada che porterebbe a Futaleufú. Se noi, quando eravamo a San Carlo de Bariloche, se non vi siete visti i video andatevi a vedere, fossimo scesi a sud, ovviamente saremmo arrivati alla carrettera autostrada a questa altezza qui più o meno. Venendo giù un paio di chilometri si arriva a questo posto che lo vedete proprio, si chiama Parking Free, sulla spiaggia c'è scritto. Entri dentro e si apre tutto questo parco gestito da una guida, diciamo qua, di trekking, che non vuole niente per parcheggiare. Noi ovviamente gli abbiamo dato 3 euro di donazione, così c'avevamo 3.000 pesos in carta, glieli abbiamo dati. Si può fare il fuoco, c'è qua il fiume, vedete che bello, tutto un panorama delle montagne, veramente molto molto bello, un bel posto. E adesso sulla sera ha smesso anche un po' di piovere, adesso mi sa che andremo a fare un po' di legna e stasera una bella grigliettina non ce la leva nessuno. Siamo andati a reperire un po' di legnetta, bellissimo, abbiamo fatto tutta una passeggiata su questo fiume, fantastico, veramente molto molto bello. Adesso è doccetta time, ci vuole, che dopo la camminata di oggi. C'è questo meteo che qui, veramente, 2 minuti c'è il sole e al momento dopo piove. E qua c'è uno scorcio proprio, non so se riuscite a vederlo con la GoPro, non lo so, ma proprio là nel mezzo, nell'altra montagna, c'è una cascata enorme. Patagonia, tanta roba. Guarda che carbonella che è venuta con le legne dei fiumi patagonici, eh! Ma
Ma soprattutto noi qui siamo curiosi di sapere, ma che si cuoce? Oggi si fa un polletto e questa bistecca di maiale affumicata. Dio, buono, guarda che lavori. Speriamo sia buona. Sarà buona? Penso di sì. Che ne pensi? Mi sembra che ci siamo. E patate al cartoccio, eh? Sì, sembra che siano venute bene. Buone? Sì. Questa buccia non è mangiabile. No, eh? Perché? Mi dava l'impressione. Guarda là che piattino, eh? Sembra buona. Dici, dici. Non ti esprimi. Buona. Bene, quindi noi andiamo a cena e ci vediamo a mañana. Bella gente, buongiorno. Siamo risvegliati qua lungo il fiume. Abbiamo dormito tutta la notte con questo rumore che a volte non sapevamo se era pioggia o lo scorrere del fiume, però fortunatamente stanotte non ha mai piovuto. Le previsioni per adesso ci stanno abbastanza prendendo. Abbiamo ancora oggi un po' di nuvolo e domani dovrebbe essere sole per almeno 2 o 3 giorni. Che qua in Patagonia è tutto oro che cola. Quando si dorme in questi posti dove ci sono tutti i viaggiatori, più o meno c'è un grosso rispetto, ecco, non troverai mai il coglione di turno che alza la musica o fa casino alle 11 la sera. Adesso scenderemo a sud, volevamo andare a visitare delle terme che erano belle e non erano neanche così tanto costose rispetto alle terme di Puyuapi, che costicchiano, ci vuole 35 euro a testa per un'oretta, un'oretta e mezzo, quindi sono dentro il complesso di un albergo, 70 euro insomma per andare a fare un bagno con la vista col lago è un po' caretto, ecco. Sicuramente ci passeremo, ve le faremo vedere. Avevamo trovato queste altre terme che erano su una deviazione. Il problema di queste qui è che ci vuole, non pensavamo, una prenotazione praticamente una settimana anticipata. Tutta questa settimana siamo tutti pieni, quindi probabilmente stanno diventando conosciute anche queste e quindi di conseguenza non c'è posto. Arriveremo comunque sì alla cittadina lì dove ci sono queste terme, che mi sembra che si chiami Giulia, che è qui giù, perché dobbiamo andare da un meccanico. Ho bisogno di cambiare quei gommini delle sospensioni, è un lavoro di un quarto d'ora, basta averci una pistola aria per svitare il bullone. E poi proseguiremo verso sud, verso Puyuapi, e vorremmo arrivare a un ghiacciaio anche oggi e dormire lì, per poi domani andare a fare questo bellissimo trekking di una decina di chilometri che ci porta proprio sotto il ghiacciaio. Vedremo un po', intanto prepariamoci e mettiamoci in strada, che qua ragazzi la natura ne fa da padrone, eh? Posti spettacolari. Il proprietario del campeggio ci accompagna fuori. Salutiamo questo posto che ci ha ospitato stanotte, se vediamo il proprietario, ma forse ha detto che sta di fronte, ah, forse quella là. Ah. Come si chiama? Parque Los Rios. Price free. Ciao Coco. Ciao, eh.
mai.